cambio di ruolo per Federica Fornasiero e per tutto lo staff tecnico, e adesso lei ci spiega che cosa è successo. Da quest'anno lo staff tecnico nazionale ha seguito l'evoluzione di quello che è il nuoto italiano e anche quello internazionale, e ha superato la precedente suddivisione anche degli atleti della nazionale, tra cui in base alla disabilità, ma ha preferito dividere le attività in base al livello degli atleti. Per cui da quest'anno lo staff tecnico si presenta con il coordinatore tecnico, col CT, che è Riccardo Vernole, e con il referente per i top level, che sono gli atleti che hanno vinto medaglia ai mondiali in Canada l'anno scorso e vincitori di medaglia alle Paralimpiadi di Londra, seguiti da Enzo Allocco, mentre c'è tutto un gruppo di atleti nuovi e anche già conosciuti, che sono gli atleti di interesse nazionale di fascia A e B, che vengono seguiti da me, più tutta la parte promozionale e giovanile seguite da Enrico Testa, perché è sicuramente il serbatoio che serve per creare nuovi atleti, per dare ricambio alla nazionale e anche per stare allineati alla tendenza che stiamo osservando all'estero, che è quella di un ringiovanimento continuo delle nazionali e di un'esperienza notevole a livello di meeting internazionali di nuovi atleti di età molto bassa. Infatti ieri sera c'è stato un breve seminario, diciamo, sulla presentazione degli atleti, su come quello che hai appena tu detto e sull'età di questi atleti. Sì, la presentazione è stata fatta sia agli atleti e ai tecnici. Per la prima volta sono stati coinvolti gli atleti, perché di solito questo tipo di incontri è riservato agli allenatori. Però per avere un maggiore coinvolgimento, l'idea è stata anche dell'organizzatore della Brillantea 84, di Alessandro Pezzani, e è stata quella proprio di coinvolgere gli atleti per renderli più consapevoli, perché alla fine sono loro che nuotano, che sono in vasca, che quindi devono acquisire una maggiore consapevolezza. Ed era per coinvolgerli su questa novità, che è quella di cercare di maturare, di portare avanti la loro determinazione, di coinvolgerli con più motivazione negli allenamenti, in modo che non stiano troppo lontani dai livelli che stanno raggiungendo all'estero, soprattutto gli inglesi, i tedeschi, gli olandesi, che stanno portando ragazzi nati nel 99, nel 2000, quindi ragazzi molto giovani, a livelli importanti. E già in questi giorni li stiamo vedendo al meeting che si sta svolgendo a Berlino. Quindi diciamo che per la nazionale l'età si è abbassata parecchio, aspettiamo che anche questo si verifichi nelle società. Sì, allora la nazionale italiana in realtà è stata sempre molto giovane, perché Cecilia Camellini è giovanissima, Federico Morlacchi è del 93, è giovanissimo, Fabrizio Sottile è del 93, Arianna Talamona, Giulia Ghiretti sono giovanissime, però abbiamo sempre avuto anche degli atleti di esperienza come Bensi, come Morelli, come Stefania Chierioni, e quindi abbiamo composto sempre le nazionali non esclusivamente in base all'età, ma proprio alle capacità in acqua. Quindi la nostra età media in realtà non rispecchia proprio la media dell'età degli atleti, ma le due parti, la parte di esperienza e la parte nuova, fresca. Altre nazionali invece sono composte da atleti tutti abbastanza giovani, con qualche punta di, chiaramente non vengono esclusi gli atleti di esperienza o gli atleti che hanno una storia, che hanno fatto anche la storia del nuoto paralimpico. Loro sono però in questo momento più veloci di noi a ringiovanirsi. Noi in questo momento stiamo sui 25 anni di età media e altre nazioni sono in questo momento attorno ai 20-21 anni. Non siamo tra i più vecchi, anche perché l'Europa è comunque il continente che è più competitivo dal punto di vista del nuoto paralimpico. L'America, l'Australia, tra virgolette, sono più facili come continenti, però ci stiamo anche noi portando nella stessa direzione. Sono le gare stesse che ci danno questi risultati. La federazione, anche col trofeo Futuri Campioni, con il campionato giovanile come quello che si è svolto oggi, cerca di valorizzare le prestazioni dei giovani. Però sono le società stesse che si stanno impegnando molto, stanno raccogliendo molti atleti giovani. È vero però che è faticoso, perché un atleta giovane arriva, non sa nuotare, ha necessità magari di lezioni individuali all'inizio, assorbe molte energie per l'allenamento quotidiano e anche durante le manifestazioni.
In più, altri sport stanno calamitando molto l'attenzione dei più piccoli, perché mettersi in costume è più difficile che non indossare una divisa e magari giocare a basket. È vero, però sono sicura che, visto l'impegno che ci mettete, ci arriverete senz'altro. E poi devo dire che la manifestazione di oggi è stata bella, mi è piaciuta molto perché è un ottimo serbatoio per questi giovani atleti. Sì, sì, si sono visti molti atleti e in altre occasioni in passato si vedevano pochi atleti forti e il resto degli atleti a un livello intermedio. Oggi si sono visti molti atleti forti, addirittura alcune gare sono state vinte per pochi centesimi da atleti che avevano le stesse classi, si sono scontrati proprio all'arrivo. E ci sono società come la Polisportiva Bresciana, la Dea Sport di Napoli, il PHB di Bergamo, la Spea di Padova, la Pola Varese, che stanno raccogliendo molti giovanissimi, stanno lavorando tanto, i frutti si vedranno sicuramente nei prossimi anni. Grazie Federica, grazie. Grazie a voi, grazie per la vostra presenza.